Nella cornice del complesso Badia di Canicattì si è svolto un corso di formazione dedicato ai giornalisti organizzato dall'Associazione Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino, in collaborazione dell'Unione Cattolica della Stampa Italiana e dell'Ordine Regionale dei Giornalisti di Sicilia. Segreto istruttore e diritto di cronaca è stato il tema scelto dagli organizzatori con la presenza, tra gli altri, del magistrato Gloria Andreoli, sostituto procuratore della Repubblica di Agrigente, di Don Giuseppe Livatino, già postulatore diocesano della causa Livatino. Presenti Salvatore Di Salvo, segretario nazionale dell'Unione Cattolica, ed Enzo Gallo, Associazione Amici del Giudice. Un mazzo di fiori è stato deposto sulla tomba del giudice Livatino prima del corso di formazione da parte dell'Unione Cattolica e dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia, in presenza del sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo. Nella relazione iniziale, Don Giuseppe Livatino, nipote del giudice assassinato dalla mafia il 21 settembre del 90 sul viadotto ad Agrigento, ha sviluppato il suo intervento rimarcando fortemente il tratto cristiano e civile nella missione del servizio svolto da magistrato. Gloria Andreoli, sostituto procuratore della Repubblica di Agrigento, ha sottolineato invece come il ruolo del magistrato va esercitato in nome del popolo italiano e che segreto istruttorio e diritto di cronaca sono due aspetti importanti della nostra democrazia nel rispetto assoluto della legge e della Costituzione. Il magistrato ha spiegato inoltre nel suo intervento il delicato compito di valutare e giudicare la legge, mentre spetta al giornalista, cronista, il compito di raccontare la realtà dei fatti attenendosi scrupolosamente alla legge in applicazione della riforma Cartabia, evitando il più possibile di trasformare il processo giudiziario in processo mediatico.